GF VIP, 11 puntata, fuori Ivan. Silvia prima finalista. Nominati Walter e Jane. Tutta la diretta dell'undicesima puntata del reality di Canale 5, si deciderà chi sarà il primo concorrente ad andare in finale. Oggi il Grande Fratello VIP arriva all'undicesima puntata, video, che andrà in onda a partire dalle 21.30 su Canale 5. Come ogni lunedì, si ricomincia con il live della serata per seguire e scoprire tutto quello che succede negli studi Mediaset e all'interno della casa di Cinecittà. Anteprima undicesima puntata, cosa accadrà? Ilary Blasi presenterà l'undicesima puntata del Grande Fratello VIP 3 affiancata come sempre da Alfonso Signorini. Come in ogni serata, ci sarà la Gialla Passmendo che interverrà e manderà in onda i filmati spassosissimi su tutto ciò che è accaduto in questa settimana agli inquilini. Ci sarà il verdetto che decreterà l'eliminato della settimana tra Ivan Cattaneo e Lori del Santo e poi sarà nominato il primo finalista, video, del reality di Canale 5. Nel frattempo, per le Donatella arriva il momento di separarsi e di giocare come due concorrenti singoli. Qualcuno tra gli eliminati, Alessandro Cecchi Paone, avrà qualcosa da dire agli concorrenti rimasti in casa, lusinghe e complimenti ma anche critiche. Infatti, Cecchi Paone si rivolgerà a Giulia Salemi dicendo che la vede troppo sottomessa a Francesco Monte. Oltre al ritorno del GF Show ci saranno anche le guest star, tra cui Lunga Axe, Baby K e i Ricchi e Poveri. Per finire, ci saranno le nominazioni che stabiliranno chi sarà a rischio eliminazione la prossima puntata. 21.43 Benvenuti ad una nuova puntata del Grande Fratello VIP. La puntata è iniziata alle ore 21.43. La puntata è iniziata con un filmato caratterizzato da tanti concorrenti in lacrime. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno aperto la puntata, specificando bene che l'edizione del Grande Fratello VIP non chiuderà in anticipo. 21.50 Dopo il primo collegamento con gli inquilini della casa, va in onda un filmato dedicato alle discussioni che Giulia Salemi e Francesco Monte hanno avuto questa settimana. 21.55 Nel filmato, Ivan Cattaneo è il più critico nei confronti della coppia, c'è una certa forma di esibizionismo. 22.00 Ivan Cattaneo, durante il collegamento, parla di intreccio di gambe che non ci ho capito più niente è avvenuto durante la notte. Secondo Alfonso Signorini, il problema è l'esuberanza di Giulia Salemi che non sta bene a Francesco Monte. 22.05 Va in onda un filmato riguardante una litigata particolarmente accesa tra Francesco e Giulia. In settimana, Monte aveva dichiarato di non sentirsi emotivamente impegnato. Francesco Monte, abbiamo esagerato entrambi. Giulia afferma che Francesco si è sbilanciato. Signorini, è apparsa la lingua. 22.10 Non sarà una serata facile per Giulia Provedi. In questi giorni, infatti, sta circolando un gossip poco piacevole riguardante il fidanzato. 22.15 In questi 50 giorni, Giulia Provedi ha esternato spesso la mancanza del suo fidanzato all'interno della casa. In collegamento, Giulia ha ribadito di essere innamoratissima. 22.25 La trovata è questa, Silvia Provedi vedrà in anteprima i gossip riguardanti il fidanzato di Giulia e glieli dovrà comunicare alla sorella. Dopo aver letto i titoli dei giornali, Silvia Provedi trattiene a stento le lacrime. 22.30 Silvia va ad informare Giulia che impiega 2 secondi per iniziare a piangere. Alfonso Signorini interviene per calmare Giulia, stammi a sentire, io che faccio questo lavoro da molti anni.
22:30 Silvia va ad informare Giulia che impiega 2 secondi per iniziare a piangere. Alfonso Signorini interviene per calmare Giulia, stammi a sentire, io che faccio questo lavoro da molti anni. 22:35 Giulia, almeno per ora, mantiene la calma. È il momento dei nominati, Ivan Cattaneo e Lori del Santo raggiungono la stanza dei LED dove vedono un filmato dedicato alla loro amicizia. 22:40 Lori del Santo afferma che il grande fratello VIP le ha fatto bene. Ivan Cattaneo, Lori è la donna che non ho mai avuto. 22:45 Lori del Santo e Ivan Cattaneo raggiungono lo studio dove riceveranno il verdetto finale. 22:55 Ilary Blasi emette il verdetto definitivo, il nome dell'eliminato appare sul LED in studio. L'eliminato è Ivan Cattaneo. 23:00 Lori del Santo, di conseguenza, rientra nella casa. Ivan Cattaneo, grazie per la lezione di vita meravigliosa. Nel frattempo, all'interno della casa, ci sono Angelo e Angela dei ricchi e poveri frezzati. 23:05 Lori del Santo viene riaccolta dagli altri inquilini della casa. Lori, sono tornata, ancora per poco, però. È il momento dell'attesissimo GF VIP Show. Jane, Benedetta, Andrea, Walter e Lori si esibiscono con una canzone dei ricchi e poveri. 23:10 Durante un freeze, però, i ricchi e poveri raggiungono gli inquilini della casa sul palco e riparte la canzone. 23:15 Tutti gli inquilini della casa, poco dopo, si esibiscono in Che sarà? Sempre in compagnia dei ricchi e poveri. In studio, nel frattempo, si balla. Ilary Blasi preannuncia la divisione delle Donatella in 2 concorrenti. Cecchi Paone, potevate separarle prima. 23:15 Tutti gli inquilini della casa, poco dopo, si esibiscono in Che sarà? Sempre in compagnia dei ricchi e poveri. In studio, nel frattempo, si balla. Ilary Blasi preannuncia la divisione delle Donatella in 2 concorrenti. Cecchi Paone, potevate separarle prima. 23:20 Ilary Blasi annuncia un meccanismo di grande tensione che manderà 5 VIP al televoto. In casa, saranno convinti che si tratta di un'eliminazione. In realtà, si tratta del primo finalista. Insomma, la solita pantomima. 23:30 Cinecittà, sta piovendo molto e la cosa rende i collegamenti difficili. Le Donatella vengono ufficialmente divise e le cantanti accolgono bene la novità. Poco dopo, gli altri inquilini devono scegliere un nome tra Silvia e Giulia Provedi, una di loro finirà al televoto. 23:35 Il nome prescelto è quello di Silvia che andrà direttamente al televoto. 23:40 Gli altri inquilini sono stati divise in coppie. Silvia Provedi darà il via ad un meccanismo di nomination a catena. Silvia salva Monte e manda la Salemi al televoto. 23:45 Giulia Salemi salva Walter Nudo e manda al televoto Andrea Mainardi. Andrea salva Stefano Sala e manda Benedetta Mazza al televoto. Benedetta salva Jane Alexander e Martina Amdi e manda Lori del Santo al televoto. Al televoto, quindi, vanno Silvia, Giulia S., Andrea, Benedetta e Lori. 23:55 Ivan Cattaneo entra in studio sulle note di una versione remixata orrenda di Una zebra a Poix. Il cantante vede un filmato riguardante la sua avventura nella casa. Ivan Cattaneo è visibilmente emozionato e non riesce a parlare. Mezzanotte Ivan Cattaneo, ora mi torneranno gli attacchi di panico a causa della civiltà qui fuori. Va in onda un filmato dedicato al sentimento che Ivan Cattaneo ha cominciato a provare nei riguardi di Francesco Monte. 05 Ivan Cattaneo, meno male che sono uscito, altrimenti io e Giulia facevamo a botte. Signorini consola Cattaneo, il calore di questa esperienza ti scalderà anche nei giorni più freddi.
00:10 nel frattempo, Baby K si trova nel confessionale della casa. Signorini, ma è la Panicucci? Va in onda il primo filmato registrato della Gialappa. 00:20 durante il nero pubblicitario, Walter Nudo stava meditando. Gli inquilini della casa trovano una Baby K frezzata sul palco. Baby K e i VIP cantano da 0 a 100. 00:25 i 5 VIP al televoto dovranno raggiungere Ilary Blasi in studio. La conduttrice, inoltre, annuncia una sorpresa per Martina Amni. Nella casa, Martina ha parlato spesso del padre assente. 00:30 durante un freeze, Martina riabbraccia sua madre, mangia di più e fuma di meno. 00:35 i 5 VIP al televoto, Silvia, Benedetta, Giulia S., Andrea e Lori, entrano in studio. Ilary Blasi pronuncia i nomi dei quattro concorrenti Salvi, Benedetta, Andrea, Giulia S. 00:40 Silvia Provedi, quindi, prevedibilmente, è la prima finalista di questa terza edizione del GF VIP. Silvia viene intervistata come fosse un'eliminata. Nella casa, già intuiscono che Silvia, in realtà, non è stata eliminata. Questo meccanismo non è più una novità. 00:45 in studio, entra l'urlatore che annuncia ufficialmente che Silvia Provedi è la prima finalista. 00:55 Silvia Provedi rientra nella casa. La catena precedente, però, ha avuto un altro effetto, i 6 non nominati, Francesco, Stefano, Martina, Jane, Walter e Giulia Provedi sono i nominabili e dovranno momentaneamente trasferirsi in caverna. 01:02:00 Walter Nudo poteva salvare la propria squadra ma ha scelto il piramidale sbagliato tra due disponibili. Si procede con le nomination palesi, Walter Nudo e Jane Alexander sono i nominati. 01:10 Alfonso Signorini svela il segreto di Ilary Blasi, sotto il vestito, indossa un paio di infradito. Va in onda il secondo filmato della Gialappa, durante i titoli di coda.